Un'auto fuori controllo è uscita di strada terminando la sua corsa contro il guardrail. È accaduto nella serata di lunedì 8 marzo, intorno alle 18.30, sulla strada provinciale 460, nei pressi della vecchia fabbrica di fiammiferi, sul territorio comunale di Rivarolo Canavese. Alla guida della vettura, una Fiat Panda, prima serie, c'era un 56enne di Rivarolo Canavese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo e Torino, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 51, le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo e soccorso avanzato di Caluso e i carabinieri. L'uomo è stato estratto dalle lamiere della vettura dove era incastrato. Il guardrail, durante l'impatto, si è infilato addirittura all'interno dell'auto. Il 56enne è stato affidato alle cure dei sanitari, non pare essere in pericolo di vita. Disagio al traffico con lunghe code in entrambe le direzioni.